Nel 2012 io questo insisto e questo pretendo con le persone che hanno contatti con noi per chiedere un'azione informativa. Chiedo che noi possiamo avere maggior, non che altri facciano il lavoro della polizia, per carità, ma chiedo che soltanto che l'azione sia un'azione sinergica più efficace per la raccolta delle fonti di prova o per la raccolta degli elementi. In questa maniera più difficilmente possiamo essere sbugiardati. Ripeto, recentemente abbiamo avuto, non da che dire perché non ho mai discusso con nessuno, no? Alcune persone però dicevano che era ingiusta una serie di azioni che avevamo fatto noi, no? Io non ho neanche detto abbiamo ragione, io non entro neanche in polemica diretta, parlo con i legali, parlo con gli avvocati, nel senso che svolgo delle attività di un livello un po' più alto, mi metto nella rissa, diciamo, c'ho ragione io, sono più bravo, sono più forte o viceversa. Dico soltanto guardate bene le carte, cioè come sempre, come tutti i soggetti, io mi auguro che tutto possa concludersi nella miglior maniera possibile, anche per le persone che io vado a perquisire, che vado a indagare, che commettono dei delitti, magari anche gravi, speriamo che la pena sia lieve per lei, perché non è che spero che le persone stiano in galera tutta la vita, no? Infatti loro c'è un giudice che deciderà quanto dovranno stare in galera. Andiamo al plagio. Ovviamente nell'81, come è noto, no? La Corte Costituzionale ha tolto il plagio, norma auspicata come norma che manca nell'ordinamento da parte di alcuni, norma che invece dava un potere eccessivo al pubblico ministero e ai giudici e poteva dare la stura a quel potere, a quel tipo di arbitrato che poteva esistere in una forza di polizia che comunque magari o in un certo gruppo che individuava come soggetti che plagiavano tutti quelli che non erano d'accordo con loro. Prima sentivo, per esempio, in una delle possibili definizioni di sé, tra gli elementi, che tutti sono d'accordo con il capo, che il capo ha sempre ragione, che il capo detta le linee, che non c'è possibilità di contestare il capo. Questi sono argomenti che si ritagliano perfettamente in alcune associazioni, ma addirittura in alcuni partiti politici, non di tantissimo tempo fa. Quindi è per questo che il plagio e tutti gli articoli del codice penale che davano un'eccessiva discrezionalità e una mancanza di una condotta specifica individuata nella fattispecie da contestare, che sono stati dichiarati costituzionali. Circa la manipolazione mentale, so che ne avete già parlato, ovviamente ci sono diversi progetti di legge, tutti ovviamente con il grandissimo limite che della determinazione della suggestione e dei mezzi che vengono posti in essere per condizionare il soggetto. Cioè non c'è un decalogo applicabile, non c'è un test che può essere effettuato, non c'è la macchina della verità che può essere montata e che ci dà la buona risposta. E quindi l'autodeterminazione e la capacità del soggetto di essere condizionato sono anche gli argomenti molto discutibili, su cui difficilmente si giungerà a una disciplina normativa ben precisa, almeno penso per il prossimo futuro. Questo fa sì che renda molto diversa la legge penale in Europa, e qui vado a chiudere, nel senso che spessissimo noi sentiamo che determinate fattispecie che in Italia non sono reato, perché in Italia tantissime cose sono consentite, in altri paesi europei non sono proprio così libere. Questo è la curva che avevo già descritto, e vi segnalo appunto le difficoltà, quelle moderne, le difficoltà legate alla tecnologia, nel senso che noi possiamo avere una serie di persone che vendono un qualcosa che è assolutamente discutibile e che difficilmente può essere oggetto di una percorso di tipo persecutorio. Faccio anche, cerco di muovermi tra esempi che sono fattibili, che non sono oggetto di accertamenti attuali, però come
sapete, il mondo di internet è un mondo che è in continua crescita, è in continua evoluzione, anche da parte di una serie di organizzazioni che lo sfruttano per la divulgazione, dalla Chiesa Cattolica a qualsiasi altra forma di associazione, hanno i loro spazi internet, hanno i loro blog, hanno le loro pagine divulgative dove uno può trovare tantissime informazioni. Sappiate che specialmente sul mondo di questi maledizioni, gli apparecchi che ci trasciniamo dietro, che sono i telefonini, esiste una crescita esponenziale delle applicazioni che possono essere scaricate e che possono essere fruite dagli utenti. È l'unico campo, anzi, che non è in crisi in questo momento, dove tutti quanti sono in crisi, le società, le aziende, eccetera. Nulla vieta che un gruppo di soggetti, per esempio con il comunissimo e famosissimo Facebook, crei un gruppo, una pagina di questa associazione. Sono tantissime, anzi, le associazioni, i comitati, dal comitato di quartiere al comitato del palazzo, si crea la propria pagina Facebook. E in questa pagina comincia a inserire una serie di contenuti. Quindi la nostra difficoltà è quella di considerare che anche i nuovi margini, i nuovi momenti di divulgazione delle informazioni delle associazioni non si muovono più all'interno solo di spazi fisici. Quindi quando io devo andare a controllare l'associazione che si riunisce perché devono fare la nuova forma di osservazione del pero di cui dicevamo all'inizio, so che vanno in un luogo. Adesso noi ci troviamo sempre più frequentemente ad avere informazioni di soggetti che si uniscono in spazi non fisici, quindi diciamo uno spazio virtuale, chattano, no? Il famoso chattare, in un luogo che non esiste, dove anche il monitoraggio, quando è possibile, è un monitoraggio assolutamente complesso. Perché? Perché le apparecchiature elettroniche spesso, cioè i server, non si trovano in Italia, ma si trovano sempre negli Stati Uniti. E quindi fare un'attività richiede un'attività rogatoriale, cioè nel senso bisogna fare un procedimento penale, richiede la rogatoria negli Stati Uniti, il che è molto complesso. Non vi parlo, per non fare veramente arachivi, sulle nuove capacità di comunicazione, perché ovviamente se io poi voglio comunicare, rossi e verdi vogliono comunicare in maniera riservata, hanno con la tecnologia dei grossi strumenti di comunicazione per metterci in difficoltà in maniera importante. E questo ovviamente fa sì che una serie di soggetti, specialmente coloro che devono comunicare delle notizie molto riservate, lo facciano in modo assolutamente riservato, dandoci del filo da torcere, insomma, in maniera interessante. Nel salutarvi ricordo che l'interesse di tantissimi gruppi è sempre lo stesso, quindi o il fine di lucro o altri interessi materiali, e che questo pure non per tranquillizzare nessuno, perché sicuramente non siete persone che dovete essere tranquillizzate, soprattutto da me. Parliamo, per quanto riguarda gli aspetti dell'occulto e dei gruppi legati a fenomeni pericolosi per la città di Torino, per pericolosi intendo ovviamente sopra la truffa, nel senso la truffa e coloro che cercano di mirare a portafogli più o meno pingui, insomma, parliamo invece di pericoli legati a lesioni, omicidi e reati gravi, e parliamo di fenomeni non limitati in assoluto, ma comunque con dei numeri sicuramente minori. Come ho detto in altre occasioni, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, in Torino svolgono una serie di interventi quotidiani, dal tubo che si rompe per il gelo, alla fuga di gas, al cedimento strutturale, alla chiamata di soccorso al 113 o al 112, all'intervento perché c'è un piccolo principio di incendio. Concludo qui, penso che abbia abbastanza tempo, quindi ringraziarvi e tornare al discorso che ho fatto all'inizio. Ancorché noi a disposizione di tutti, fatevi voi avanti, segnalate le varie cose, i miei riferimenti sono questi,
quindi abbastanza semplice, un atto molto mattino che c'è la Polizia di Stato. E se una volta si diceva in uno spot pubblicitario che una telefonata legava la vita, no? Una mail secondo me fa ancora di più, nel senso che con la telefonata si può parlare, scambiarsi informazioni, e la mail potete metterci una scannerizzazione di un documento, un filmato, un file audio, insomma qualsiasi cosa che poi può essere oggetto di valutazione. E dico questo perché è un coltello che ha due lame, nel senso lasciare la mail, perché mi mettete in mora, io lo dico quindi con una certa, questa è la mia unica email che ho, quindi non è un visto dato di mail dove poi scrivete e nessuno leggerà quello che ha scritto. Mi mettete in mora nel senso che se voi avete una segnalazione fatela assolutamente, fatela anche all'ufficio CURP che trovate, l'ufficio del rapporto del pubblico, la questura di Torino, consigliate di fare questo a tutte le persone che conoscete, affinché la polizia riceva certamente una segnalazione e che questa segnalazione possa essere poi veicolata dagli uffici che possono appunto farmi una un'analisi più approfondita. Chiudo sempre i miei interventi, le mie piccole chiacchierate, di cui ancora vi ringrazio, dicendovi sappiate che in polizia non si prendono le carte, si strappano e si mettono nella raccolta di cartesio, ma vengono fascicolate. Una mail viene valutata, viene stampata quando viene poi fatto oggetto di fascicolazione, vengono fatti gli accertamenti affinché tutto possa entrare poi in un nostro computer che possa servire per una raccolta di dati, di confronto, di elaborazione, di analisi e che quindi anche una semplice mera segnalazione, un esposto, un altro elemento, un altro piccolo granello di sabbia che possa aggiungere nei nostri archivi, possa essere poi un domani un elemento per mettere insieme notizie che parevano essere discordanti. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto. Beato, quando per esempio uno entra in un gruppo, una setta, chiamiamolo gruppo settario, in cui magari viene fatto parlare, gli viene fatto raccontare la sua vita e tante altre cose, magari anche intime, mettiamo. E magari registrate, magari anche a sua insaputa. A sua insaputa? Ecco, vorrei sapere quello. E se poi queste cose, magari, tutti questi magari, perché potrebbe succedere, no? Vengano magari tirate fuori nel momento in cui questa persona volesse uscire, una specie di ricatto, insomma. Senza fare nomi, ovviamente. Però, ovviamente, esattamente, se io, ripeto, anche lì ho fatto degli approfondimenti, mi sono confrontato anche con autorità molto più esperte di me, che sono un piccolo addetto all'attività processuale penale del torinese, diciamo così. E ci sono quei magari che collezionati uno dietro l'altro fanno sì che la cosa possa diventare penalmente rilevante, amministrativamente rilevante oppure nulla. Nel senso che se siamo in un'associazione, una libera associazione, con uno statuto in cui noi tutti quanti perseguiamo un certo scopo, io a lei confesso una serie di cose che io ho commesso nella mia vita, non so per quale motivo bene preciso, ma io le voglio confessare perché sto meglio e perché ovviamente lei dice che in questa maniera io perseguo il mio stato d'animo, migliora, eccetera, eccetera. Lei non ha mia insaputa, ma è con me consapevole, anzi con io che l'autorizzo preventivamente firmandole una liberatoria, perché questi tutto sono tramite scemi, perdoni la parola un po' brutta. Nel senso che parliamo di comunque organizzazioni che sono fatte di uomini, con professionisti, e che sanno individuare i percorsi legali e dove mettere i paletti affinché amministrativamente e penalmente non ci possano essere problemi. Si garantiscono. Ma giustamente ritengo, nel senso che loro, come queste organizzazioni che svolgono queste attività, le svolgono affinché tutto sia rispettoso della normativa penale, processuale. Considerate che noi abbiamo un codice della privacy abbastanza puntuale e preciso sulla registrazione dei dati, sulla conservazione dei dati, sulla divulgazione dei dati, sulla classificazione dei dati sensibili, dati eccetera eccetera. Questo poi non significa che se tutti quanti i profili
di sicurezza, di conservazione, di documentazione, di mantenuta dei dati vengono rispettati, si sia nel perfetto lecito, o che ci possano essere delle condotte amministrativamente rilevanti, delle sanzioni economiche, perché per esempio il carteggio è tenuto in maniera irregolare o è conservato in maniera irregolare. Lei immagini la grande difficoltà che ho fatto soltanto cenno, adesso abbiamo parlato di un carteggio, abbiamo parlato di una registrazione dei dati e abbiamo parlato per esempio di una mantenuta di questi dati. Tutto deve rispettare il codice della privacy. Quindi quando io per esempio fuoriesco da questo gruppo, l'associazione del Fico Seco di cui abbiamo parlato prima, e chiedo che mi vengano restituiti questi dati, deve poter esserci un modo non solo per ottenere questi dati, perché io sia garantito che siano stati distrutti e non siano state fatte copie, e che soprattutto non vengano utilizzati contro di me. Nell'ultimo caso, il caso in cui vengano utilizzati contro di me, mi perdoni se però aggiungo, e di cui ho prova che vengano utilizzati contro di me, perché lui ha detto questa cosa a Rossi che io ho fatto, poi vado a chiedere a Rossi, Rossi non si ricorda, quindi lei dice che sono stati utilizzati contro di lei, ma poi non c'è prova di quest'uso, e soprattutto l'uso poi deve essere pubblico, cioè non deve essere una voce che è andata da Tizio a Caio e si è limitata tra Tizio, Caio e Sempronio. Quindi il fatto che io abbia l'orecchia sventola, lei è andata a dire a Tizio, infatti lo potevano vedere tutti quanti, no? Ma lei invece l'ha detto a Tizio, e Tizio poi ovviamente me l'è venuta a riferire. Quindi questo aspetto deve essere, ripeto, utilizzato contro di me, dati personali sensibili che io avevo depositato presso di lei, che questi dati non dovevano essere utilizzati, che i dati sono stati utilizzati in maniera pubblica, ma che soprattutto io ho una documentazione di quest'uso. Come esempio un articolo di giornale, una pagina web, un blog, andiamo anche su cose molto attuali, una pagina Facebook e così via. Questo aspetto è importantissimo perché ovviamente consente poi di muovere l'azione penale, cioè l'uso di quei dati in un aspetto pubblico. Presidente, ma proprio due parole. Forse non l'ha poi toccato il problema delle medicine alternative o cose di questo genere, in che modo possono essere coinvolte i problemi di reato? Non riesco a capire. I problemi delle medicine alternative sono anche lì molto complessi, perché ovviamente tra i titoli di reato che sono perseguibili, che possono essere individuati, è l'esercizio abusivo di un'attività o di una professione, dove appunto questo esercizio possa portare un danno per la salute o un altro elemento che possa comportare un pericolo per la pubblica, per le persone. Non è un argomento ovviamente che ha una disciplina normativa chiarissima, e soprattutto i percorsi processuali penali che ci sono stati in passato spesso hanno variato moltissimo seguendo profili che erano identici. Quindi non i chiropratici, tanto per essere chiari, sono tutti quanti perseguiti, perché altrimenti potremmo fare il giro di Torino e fare un elenco infinito, né quelli che fanno acupuntura o altri tipi di medicine alternative. Sono questioni assai complesse che spesso si risolvono anche lì con consulenze e con perizie che non sono univoche, se non per l'aspetto che possono essere professioni esercitate proprio in maniera completamente abusiva, senza una minima predisposizione del soggetto o uno studio minimo sulle azioni che vengono effettuate, cioè soggetti che fanno veramente solo dei danni e non esercitano nessun tipo di attività. Più fortunatamente alcuni di questi individui non fanno nulla in realtà, ma sono degli imbonitori o poco altro, che si basano su un'attività di rassicurazione, di counseling più generico, e che ovviamente quindi scappano via dalla persecuzione di un'attività medica, per esempio, abusiva, in quanto poi loro, quando vengono controllati, dicono no, attenzione, vengono qui, parliamo, facciamo due chiacchiere, non sono né psicologi, né
terapeuti, non svolgono nessuna attività specifica, né medica soprattutto, né fanno somministrazioni di nessun tipo di medicine, perché altrimenti invece il percorso potrebbe essere diverso, molto più interessante. Grazie.